Stavo leggendo i commenti all'ultimo weekly e tutti dicevano: ma ce la fai? Come fai a vivere mangiando così poco al ristorante? Allora, non so se sia il video o altro, ma io quella sera ho fatto fatica a tornare a casa perché stavo rotolando, giuro. Poi capisco che ci sia il bisogno di lamentarsi per forza, per carità, ma vi assicuro che non solo ho mangiato bene, ma ho mangiato anche tanto e non vedo perché ci si debba lamentare di questo, cioè che anche se avessi mangiato poco, dov'è il problema? No, accendo la macchina prima che fa caldo. 150 gradi, cazzo. Con questo bellissimo ticchettio il volante davanti alla faccia, aggiungo anche che questo weekly invece lo registrerò a 2,7K a 30 frame perché dovrebbe migliorare in generale la qualità del tutto. Adesso vediamo, tra aria condizionata, ticchettio e macchine probabilmente non mi state sentendo, ma vabbè, sto per andare alla nave di vero. Anzi, stiamo, perché prima o poi qualcuno salirà su questo veicolo. Sto sorridendo, si vede? Mi mancava poter fare queste troiate, così per farvelo sapere. Chi suona? Le bestie, non ci passa nessuno qui. Visto che la cucina di classe non vi ha ficcato, oggi McDonald's. Dottor Sifoni, una domanda. Mi perdoni? Allora, siamo in centro, si sta divertendo? Dottor Sifoni? Allora. Buona giornata. Abbiamo comprato un set di imbuti di marca Le Cose, set da 3 imbuti in silicone. Fantastico. Sabato sera, gelato per cena. Bello vivere da soli. Avere i bidoni dell'immondizia è una grossa responsabilità ed è per questo che noi li personalizzeremo quest'oggi, così nessuno potrà buttare via le sue immondizie nei nostri bidoni. Andiamo? Taglia? Partiremo da quello della plastica che oggi deve andare giù, insomma, lo devono, insomma, come si chiama? Lo devono svuotare. Prima di tutto ci scrivo il mio nome, che è la cosa principale. Utilizzo il nero perché il nero va con tutto. Non sono mai stato bravo a scrivere, anzi, sono nato disgrafico e a furia di ceffoni ho scritto quasi giusto nella mia vita. Il problema è che sicuramente non riuscirò a stare dentro questa riga qui e quindi ci provo. Arca vacca, guarda te, che casino. Ma no, gli insetti. Per cortesia, sto creando. Ecco, purtroppo, come vedete, non è centrato per niente, quindi ho spaziato un po' troppo. Non importa, andiamo avanti. Con il secco ho cercato di non commettere lo stesso errore, infatti ho lasciato ben 3 dita dal... Fa cagare, vabbè, chi se ne frega. Ma passiamo ora alla personalizzazione più interessante, ovvero gli adesivi in vinile di Super Mario. Bisognerebbe utilizzarli per iPhone, iPad e Mac. Non so perché la roba di Super Mario è roba da utenti Apple. Non ho idea. Comunque, noi l'attaccheremo ai bidoni dell'immondizia. Cosa ci fai qui? Direi di cominciare con il secco e utilizzare, insomma, dei personaggi aggressivi. Appunto, voglio metterci un bel Bowser per far vedere che non si scherza col mio secco. Ah, che profumo! Viva la plastica! Ok, l'effetto è una merda. Uno di quegli adesivi non coprente ma trasparente, quindi l'effetto fa abbastanza cagare, ma va bene così. Visto che la carta infiammabile ci ho messo Mario Fuoco. Per il bidone dell'umido ho scelto un Mario che si schianta col culo e sembra che stia facendo la cacca, due piante piranha per dire guarda che se lo apri muori e dei Koopa morti. Così, per definire il fatto che è molto pericolosa questa situazione. Quest'oggi sto registrando un gioco di pirati veramente, veramente terribile. Ragazzi, è terribile! Smettetela! Sta andando sta cazzo di nave? Pronto! C'è nessuno. Ed ora ascolto l'intervista di Shai a Karim Musa in doccia, perché posso farlo. Siamo in live. E stiamo per montare questo bellissimo Lego non lo so pronunciare, della Grande Muraglia e filmerò un timelapse. A posto. L'ascensore era occupato.
Ma lui che cazzo ce lo fa fare di andare fuori sotto la pioggia? Non potevi fare la pipì dentro una ciotolina? Piove a dirotto, ma grazie alla telecamera waterproof noi non temiamo nulla. Ed ora vediamo di iniziare a montare Sail and Sacrifice. Vado a comprare della farina per impanare la sogliola. Fai il bravo? Vado, eh? Ciao. Ah sì, adesso abbiamo anche delle tende. Cazzo dovevo prendere qui? Beh, sì, la padella. No, non questa, però togli. Merda, mi ero scordato di vloggare il procedimento, ma questo è il risultato finale. Sembra veramente una merda. Ho comprato un vogatore perché voglio mettermi in forma e questo weekly sarà la prova del fatto che ogni giorno vogherò un pochino, oltre che la passeggiata con Siffo. Le passeggiate con Siffo, perché ricordiamo, sono 3 al giorno. Così nessuno mi può più accusare di essere un ciccione. In tutta la vita da costruttore di oggetti non avevo mai visto un cacciavite con cacciabulloni, una roba del genere. Beh, mi sembra scomodissimo da utilizzare, ma ok. Ora che ho finito la live mi dedicherò al montaggio e faremo anche un bel timelapse. Ed ecco il risultato finito. Adesso dovrò provarlo, attaccarlo alla corrente, perché ovviamente c'era solo questa versione da attaccare alla corrente, perché sì. E voi sarete i miei testimoni. So bene che mi romperete i coglioni nel caso non mi vediate fare esercizio Physicos. Poi dopo questo coso qui si dovrebbe tirare su e viene una roba più pratica. Adesso vediamo. Usciamo? Prima faccio la pipì. Ho anche registrato un video, solo che vi lascio la clip. Beh, c'è anche un modo molto semplice per cercare. Che siamo scemi! Ma dai! Ma che pazzi! No, no, dai! In vista della partenza per LA sto facendo un piccolo test, ovvero cerco di installare Parallels Desktop e vediamo se riesco a installarci Streamlabs OBS. Vediamo, vediamo dei test. Ma ora Si voga! Lo devo aprire. Ah, aspetta, c'è il timers. Non volevo registrare un'altra clip, quindi scusa. Adesso sono bello stanco e quindi doccia e facciamo la pappa. Dove sto andando? Di qua è la doccia. Ero in live e mi è arrivato questo e adesso lo unboxiamo. McDonald's mi ha mandato un sacchetto del McDonald's dentro un pacco. Una maglietta XL, mi hanno preso pure per ciccione. Beh, effettivamente, c'ha ragione pure loro. Una maglietta classica. Cosa c'è dentro? È duro. Madonna, che cartellone McDelivery. Ok. Dei calzini. A McDonald's stiamo cambiando in meglio. McDelivery arriva anche a casa tua. Ma sì, ma cosa c'è dei calzini? Oh, mamma mia. Ho dei calzini veramente eleganti, devo dire. Elegantissimi. Faccio vedere anche qui. Pesantissimi, tra l'altro. Cioè, questi qui. Oh no, sono di quelli che si strecciano e diventano una merda. I giocatori più bravi conoscono le mosse migliori, come ordinare McDonald's con Mac Delivery. Enjoy. Ok. Una di quelle puttanate da attaccare dietro il telefono per tenerlo poi con le dita. Che credo sia una cosa che non vorrei mai attaccare nel retro del mio smartphone. Fine, non c'è altro. Finalmente, dopo una lunga settimana di agonie e di attese, è arrivato il pacco da parte di Bartolini. Sì! Ed è un giochino per Sif. Comprato da Indiegogo, questo dovrebbe essere un giochino che permette al mio bel cagnolino di divertirsi allegramente quando non sono a casa, o anche quando sono a casa, insomma, di divertirsi e basta, anziché fare questo. Procediamo allora all'unboxing. Il pacco è già stato aperto e riaperto da parte di Bartolini perché non si sa mai, magari ha ordinato una bomba. È un robottino che una volta ricaricato non accetta il seal broken, vabbè, sarebbe difficile non accettarlo ormai, va in giro per casa e caga fuori anche biscottini per la nostra bestia. Dovrebbe essere a prova di morso, a prova di taglio, a prova di annuso. Ovviamente cercherò di fare la recensione quanto prima in ufficio. Intanto lo apriamo e guardiamo. Ah, c'è l'applicazione, la video guide. Questo è il nostro robottino. Ci hanno dato. Ah, questi qui sono i copriruota di riserva o di ricambio, perché qui c'è la versione grigia, volendo si possono mettere altri colori. Aspetta, aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Cos'è questo?
È un piccolo missile. Aspetta, aspetta, mi fai? Ah, era già suono, quindi... Non era suono, scusa, era suono. Ok, ho capito. Questo qui è uno scudo da utilizzare in caso il cane sia troppo aggressivo. Praticamente si mette davanti e sì. Ok, va bene. Niente, sarà impossibile richiuderlo ora. È uno di tanti progetti che ho finanziato su Indiegogo e Kickstarter e non mi aspettavo effettivamente di vederne mai la luce. Non dà segni di vita. Che sia... Ok. Vai! No. Mentre il nostro nuovo amico si ricarica, montiamo il video di Xera Survivals. Dai cazzo, Sif, fai qualcosa! Ecco. Io non so, Vabbè, devo finire di montare il video. Divertiti, eh? Sono arrivate anche le batterie aggiuntive per questa telecamera, così potrò affrontare il viaggio con tutta la tranquillità del mondo. Oggi purtroppo è uno di quei giorni in cui non riesco a trovare un gioco da registrare. In realtà ne sto trovando tanti, ma nessuno va bene e quindi... Andiamo a comprare... Che cazzo devo comprare? Ah sì, delle medicine per Sif e... basta. Oggi ci sono 29 gradi, ma con un'aria molto gelida. Io non so, non sto capendo più questo meteo. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Io... Adesso basta che il copyright ci incula. Finiamo questo video.